stata una notte da incubo per decine di donne aggredite da un gruppo di ubriachi a Colonia. Dann plötzlich fingen die Männer um uns herum uns anzufassen. Circa un migliaio di uomini ha cominciato a dividersi in gruppi e ad aggredire le donne presenti. They just grabbed our arms or tried to tear us apart and pushed our clothes away and so on and tried to get between our legs or I don't know where. La gran parte delle persone sospettate delle violenze compiute nella notte di Capodanno a Colonia sono di origine straniera e fra di loro vi sono anche rifugiati arrivati in Germania negli ultimi mesi. Sie was reinfallen wollten, alles machen können und uns überall angefasst haben. Das war ganz schlimm. 11 giorni dopo quella notte le denunce di reati presentate hanno superato quota 500, il 40% delle quali relative a molestie sessuali. Uno dei crimini più infami sotto agli occhi di tutti, autorità comprese. Eppure il più grande rapporto al mondo sulla violenza contro le donne, elaborato nel 2015 dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, non lascia spazio a illusioni. L'eccezionalità e la gravità dei fatti di Colonia non cancellano un dato forse più drammatico. Sulle 42.000 donne europee intervistate, più di 2 su 3 riferiscono di aver subito simili violenze e per la metà di loro si è trattato addirittura di stupro. I primi di questa terribile classifica sono i paesi del nord, Danimarca, Finlandia e Svezia in testa. L'Italia tra gli ultimi per numero di segnalazioni, un dato influenzato in negativo dall'alto tasso di laureate tra coloro che denunciano e dalla percezione in più di un'italiana su 3 che in realtà si tratti di un fenomeno molto frequente. Il nostro viaggio inizia da qui, dalla domanda se quel rapporto distorto tra i generi provenga da una specifica cultura o abbia invece radici più profonde, se l'italiano in definitiva sia più marinaio che poeta e se nel bel paese dei femminicidi e della disparità salariale l'uomo veda davvero la donna come soggetto alla pari, incluse quelle donne di cui ancora si crede, che per denaro concedono non solo il corpo ma anche la loro dignità. Sui forum dedicati ai viaggi sessuali si può trovare di tutto, dalle strade di Varese ai centri thailandesi. È qui che il mondo maschile dei clienti si scambia opinioni e pareri, lasciando intendere che ballerine, prostitute, performer non godano dello stesso rispetto dovuto ad una sorella, una moglie o una figlia. Incontriamo uno di questi clienti in un grande sexy shop della periferia milanese. Alberto, nome di fantasia, 50 anni, un matrimonio alle spalle, si descrive come una persona rispettosa nei confronti dell'altro sesso e non fatichiamo a credergli. Eppure la sua visione della donna non si allontana poi così tanto da un triste comune sentire. Come tutti gli uomini che sento io, dicono le donne sono tutte puttane. Ci starei anch'io questa parola qua, però mi fermo un momentino perché conoscendo come conoscono tutti, ci sono di quelle donne veramente che sono donne di famiglia, donne che ci sono, però diciamo che il 50% sono tutte puttane. La donna quando vede il benessere, vede i soldi, allora gli va tutto bene. Quando cominciano a vedere scarsità di soldi e non star bene, vedere l'amica che c'ha il marito che la porta di qua e di là, allora diventano puttane perché non è, non c'è niente da fare, io ho sempre detto, la donna se vede i soldi è puttana la donna. All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voice. Non ce n'è di non schiavo, sì, qualcuno ci sarà, come dicono, no, io lavoro per conto mio, la maggior parte hanno tutti. Sai, rifletti, dici, cazzo, questa ragazza qui è qui al freddo fino alle 4 di mattina, io vengo qua, la scopo, gli do 30 euro, perché adesso costano quei soldi là. A un certo punto è come andare insieme a una ragazza di 20 anni, che io ne ho 50, e dico potrebbe essere mia figlia. C'è un po' di rimorso di coscienza a dire cacchio. È che già lì mi freno un po'. La donna che conosci, che ti spiega com'è la sua vita, che ha dei figli o quello che deve fare per pagare, è difficile andare a letto assieme, cioè io non riesco. Cioè, guarda, io non sopporto quelle persone perché sa che questa ha bisogno, io ho degli amici,
Gli do 30 euro, gli do una cassetta di frutta per i figli, me la scopo e basta. Brutto, un brutto discorso. Io ho detto più di una volta a questo mio amico che fa il fruttivendolo. Fa no, io vado là, che 50 euro 100, gli do un cestino di fragole, due pere, due pesche per i figli, mi faccio fare... Cioè, ma non... Una brutta persona. Credeteci o no, ma c'è dell'etica anche in questo vizio. La nostra prossima tappa è uno di quei peep show in cui giovani donne si concedono solo alla vista. Chiedo loro come vedono gli uomini che tutte le notti passano tra le luci soffuse e i loro sorrisi, per capire cosa provi l'altra metà del mondo. Sì, secondo me loro pensano della donna che tutte sono uguali, che tutte vogliono soldi e cazzo, ma non è vero. La donna da un uomo vero vuole essere amata e da un uomo scemo vuole soldi. Ma magari sono i uomini rispettosi, sono anche i uomini che non sono rispettosi. Sono i uomini educati, che qua non fanno gli educati. Sì, e che non ma comunque noi c'è, non li trattiamo bene perché comunque qua così devi fare. Però a un certo punto ti incazzi e lo picchi. Dell'uomo italiano dicono che non si lavi, che sia tirchio e che confonda un balletto nel privé con la disponibilità della ragazza a un rapporto sessuale. Tu sei qua. Quindi io pago, cosa mi fai? E questo si chiede solo in Italia, vai da qualche altra parte del mondo, nessuno ti chiede ma tu cosa mi fai? Oh, il privé, sì certo, va, si siede, non tocca, tu fai il tuo balletto, quello che è, dice va bene, grazie, se ne va, basta. Hanno capito qualcosa di voi questi uomini oppure no? No, non ho capito niente. No, non ho capito che soprattutto anche noi siamo comunque esseri umani, non siamo pezzi di carne, che abbiamo un cuore, abbiamo un'anima, non siamo né cani, né pezzi di carne, né... Questo non ho capito. La vedi, tanti uomini.